per intervistare Roberto Fedeli. Lui ha una cover band di Elvis Presley. Ragazzi, chi è che non conosce Elvis? Do il benvenuto a Roberto ai nostri microfoni, benvenuto. Ciao, benvenuti a tutti. Allora, caro Roberto, raccontaci un po' com'è nato l'idea di fare questa cover band di Elvis. Ma innanzitutto è nata, diciamo, da una passione per il rock blues americano, quindi. E poi l'esigenza di portare in Italia lo stile di impersonator Elvis, che funziona soprattutto in US, ma qui non è molto, non è un'idea molto sviluppata. Quindi ho sentito l'esigenza di dar vita, ecco, a un vero e proprio show dedicato ad Elvis, perché ci sono molti gruppi rockabilly in Italia, più o meno bravi, però non c'è nessuno che magari propone quel tipo di spettacolo, quella performance. È una bella responsabilità comunque come tipo di idea anche, sì. di cover. Sì, è iniziato un po', diciamo, per passione, poi col tempo è diventato proprio un lavoro vero e proprio, ecco. Giriamo l'Italia, quindi siamo felici. Ecco. Quanti la band da quanti elementi è composta? Allora, inizialmente avevo iniziato, ecco, appunto con un nucleo di 5 elementi. E poi col tempo, però, per esigenze lavorative, diciamo, adesso propongo degli spettacoli ad hoc, quindi in base all'opportunità che ci danno, appunto, mi muovo sia in duo, in trio, in quartetto, in quintetto, fino ad arrivare a un'orchestra completa del St. Louis a Roma, e mi avvalgo anche di un corpo di ballo, insomma facciamo una cosa. Quindi nel completo anche i diversi vestiti, insomma tutto. Tutti come se abiti. Elvis in qualche modo fosse presente di nuovo lì, sì, sul, diciamo, palco. È molto bello perché nei locali, soprattutto nelle piazze, non si aspettano magari uno show simile a quello che noi proponiamo. Si aspettano magari uno show classico, invece noi una cover band, si cantano le canzoni e basta. No, invece è tutto fatto in stile, lo dividiamo anche per generi, c'è il genere anni 50 dove ci avvaliamo i musicisti, ad esempio pianista, contrabbassista, oppure andiamo poi al comeback special del 68 con un rock blues più elettrico, fino appunto all'orchestra. Beh, qual è in genere la reazione del pubblico? Perché un conto senti una cover band di qualsiasi altro tipo, ma quando si tratta di Elvis non riesci a stare fermo, quindi anche se sei in un posto dove sei seduto c'è la gamba che va, che cammina da sola, balla da sola. Esatto, diciamo che la reazione, innanzitutto essendo uno show in costume, è una cosa molto carina, molto bella, che li spiazza sempre. E poi con musicisti comunque professionisti e quant'altro, insomma, si crea un bello show, le persone sono contente e la cosa che ti fa continuare, oltre alla passione, al guadagno, al prodotto sicuramente vincente, perché appena si nomina Elvis, insomma, c'è di per sé un prodotto che funziona, c'è la reazione più che altro dei clienti, insomma, delle persone che partecipano. Certo, diciamo che un po' sta tornando l'idea di qualche anno fa, sia a livello musicale o anche, non so, tornato per esempio, cioè, la moda, il barbershop, tutte queste tipologie che magari esistevano però si stanno rendendo un po' più particolari, ad esempio anche proprio entrare in un locale particolare è diverso, è bello, fa tutto un altro effetto, e quindi sicuramente uno spettacolo del genere è da vedere perché come se in qualche modo si rivedesse un po' Elvis lì sul palco effettivamente. Beh, sì, perché ormai il vintage, ecco, è riandato appunto di moda da appunto i barbershop con cui collabora, ad esempio ci sono alcuni sulla Riviera Adriatica, e poi c'è proprio questo show che funziona, che quindi si può portare sia in inverno nei locali chiusi che vogliono fare musica d'ascolto, sia in estate nei grandi palchi, nei grandi stabilimenti e quant'altro, insomma. Allora, tu di dove sei? Cioè, ti muovi un po' su tutta Italia, ma tu sei di? Allora, diciamo, io sono nato a Roma e vivo nei pressi di Tivoli, ecco, quindi. Ah. Poi però i musicisti, chiaramente collaborando con molte persone, sono un po' sparsi, diciamo, per l'Italia centrale. Diciamo, non sta mai a casa. No, quello meglio, mai. Meglio così. Allora, caro Roberto Fedeli, diciamo ai nostri ascoltatori dove possono trovarti, se c'è una pagina Facebook, in modo che possano essere aggiornati. Sì, c'è sì, qualche evento in programma, sì, breve? Ogni settimana ci sono più o meno 3 eventi da ormai diversi anni, quindi insomma abbiamo dei live. Ieri sono stato con l'orchestra a Roma
Il locale si chiama HD, molto, molto carino, molto grande, molto vintage. Prossima settimana ho due live, uno a Terracina, uno a sono a Fregene. Poi insomma, settimana a settimana comunque si può seguire sia sul sito web robertoelvis.it sia su Roberto Elvis su Facebook, insomma. Quindi sei molto social, è social, sì, Roberto. Esatto, social. Allora, quindi io vi invito a mettere un bel like sulla pagina, al contatto Facebook, sì. Roberto Elvis, lo trovate così. Io lo ringrazio per essere stato qui con Grazie noi e di portare la bella musica ancora nel tempo che ce n'è sempre bisogno, visto anche il cambiamento dei generi musicali, che non vogliamo criticare sempre uno piuttosto quell'altro. Comunque rock and roll. Esatto, siamo tutti un po' rock and roll, quindi grazie Roberto, tornaci anche a trovare, grazie. Ci fa piacere. Grazie. Eh già, cari ascoltatori, Roberto Fedeli, cover band di Elvis Presley, questo è By Night Roma, il programma della notte.